Ogni bambino ha diritto di vivere in un ambiente che lo aiuti a crescere. Per questo promuoviamo attività e servizi a favore di minori perseguendo due obiettivi: la centralità della persona e la creazione di una rete di sostegno solidale. È la mission della cooperativa sociale Onlus La Locomotiva, nata 10 anni fa a Civago sull'Appennino Reggiano e trasferitasi a Formigine 2 anni dopo. La locomotiva, che aderisce a Conf Cooperative Modena, ha cominciato la sua attività occupandosi di bambini piccoli. Oggi gestisce 3 comunità educative residenziali, 2 a Formigine e 1 a Maranello, in cui vivono femmine e maschi di età compresa tra 6 e 18 anni, allontanati dalle famiglie su decreto del Tribunale per i minori perché vittime di abusi, maltrattamenti, abbandoni, negligenze. Proprio come cambiava la richiesta nel sociale, che riguardava i minori, sempre guardando più che altro il settore dei minori, noi siamo cambiati da lavorare con i bambini piccoli e comunità che accoglieva anche i bambini piccoli, poi piano piano sono arrivati altri bisogni, i bisogni erano bambini già più grandi, altri bisogni sono stati poi successivamente l'accogliere ragazzine che avevano difficoltà importanti, esperienze importanti, e dopo di tutto questo adesso in questo momento stiamo rispondendo a delle emergenze, perché sentiamo che il bisogno che ci viene chiesto per i nostri bambini è l'emergenza, tutti i ragazzini che sono in una condizione di emergenza. Le comunità gestite dalla cooperativa sono aperte 24 ore su 24 per tutto l'anno e garantiscono un complesso di prestazioni che comprendono ospitalità residenziale, attività educative di socializzazione, sostegno scolastico, vigilanza delle visite tra bambini e genitori, quando previste, psicoterapia individuale, sostegno psicologico, consulenza neuropsichiatrica infantile. Scopo delle comunità della locomotiva è aiutare il minore nel suo processo di crescita, rendendolo consapevole della sua situazione e stimolandolo ad aver fiducia nelle proprie competenze e abilità. Ecco la testimonianza di Roberta, che ha vissuto gli ultimi 5 anni nella comunità di Formigine riservata alle bambine e adolescenti. Ho fatto un bel percorso, comunque sono stata accolta bene, anche sia dagli educatori che dalle ragazze che comunque erano qua, e mi hanno fatto crescere bene e mi hanno sempre sostenuto e comunque grazie a loro ho imparato anche a vivere meglio rispetto a come ero prima. Sono 21 i minori attualmente ospitati nelle comunità gestite dalla locomotiva, che si occupa anche di 6 disabili adulti a Crespellano, in provincia di Bologna. La cooperativa ha 25 addetti tra coordinatori di comunità, educatori e ausiliari. Le comunità della locomotiva applicano i principi di Carl Rogers, lo psicologo americano tra i fondatori della psicologia umanistica. Il suo modello terapeutico è un modello che si basa essenzialmente su 3 dimensioni. La considerazione positiva e incondizionata della persona che si ha di fronte, la empatia rispetto a quello che la persona prova e alla sua esperienza e la congruenza della persona che ascolta, ovvero la capacità della persona che in quel momento dà aiuto di essere profondamente se stessa nell'armonia con quello che è il suo modo di essere, il suo modo di sentire, il suo modo di pensare.